assolto dal tribunale di Palmi l'imprenditore polistenese Mario Luddeni. Da fuoca d'ex moglie, arrestato Ciro Russo. Scoperta maxi evasione da 13 milioni nella Locride. Aveva 5.000 euro in banconote false, preso un pregiudicato. Nicotera, rito abbreviato per l'imputato dell'omicidio in spiaggia avvenuto ad agosto del 2018. Controlli sull'ludopatia, erogate multe per 34.000 euro. In Calabria nel 2018 meno casi di tumore. Aspreggio Calabria, il senatore Audino. Scioglimento atto doveroso, calabresi hanno il diritto ad una sanità degna di questo nome. Progetto Fisco e Scuola, il Piria di Rosarno a scuola di legalità fiscale. Palmi, il presidente del consiglio comunale Salvatore Celi nominato vice coordinatore del coordinamento regionale di ANCI Giovani Calabria. L'amministrazione comunale di Polistena ricorda il senatore Girolamo Tripodi. Marco Marzocca all'auditorium comunale di Polistena. Buonasera e benvenuti a Piana News, il TG che vi tiene informati su tutto ciò che accade in Calabria. Iniziamo subito con le notizie di oggi. Si è conclusa davanti al giudice monocratico del Tribunale di Palmi, dottoressa Francesca Minniti, la vicenda che vedeva coinvolto un imprenditore di Polistena, Luddeni Mario, 60enne. Il signor Luddeni era stato imputato dalla Procura di Palmi nel 2013 per il reato di ricettazione, poiché aveva portato all'incasso un assegno, il quale si è poi scoperto essere stato smarrito in Piemonte dal proprietario. L'assegno era stato negoziato a Polistena, proprio nel negozio di Luddeni, a fronte di un acquisto considerevole di ricambi d'auto. Il Luddeni da subito aveva professato la propria estraneità ai fatti che gli venivano imputati, ma ciò non gli aveva evitato il rinvio a giudizio per ricettazione. La richiesta avanzata dalla Procura di Palmi per l'imputato è stata molto pesante, ma alla luce delle tesi difensive avanzate e prospettate dall'avvocato Rocco Luca del Foro di Palmi, il giudice Minniti ha assolto Luddeni perché il fatto non sussiste. La dottoressa Minniti ha condiviso infatti le tesi difensive del difensore dell'imputato, assolvendolo dal reato di ricettazione, delitto particolarmente grave e infamante per un imprenditore. La sentenza è stata accolta con entusiasmo dall'imputato e dalla sua famiglia, che ora possono guardare con serenità al proprio futuro. È durata poco più di 24 ore la fuga di Ciro Russo, il 42enne di Ercolano che a Reggio Calabria aveva tentato di uccidere la moglie, Maria Antonietta Rositani, anche lei di 42 anni, dandole fuoco dopo averle cosparso addosso del liquido infiammabile. Ciro Russo è stato bloccato all'interno di una pizzeria dagli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria e del servizio centrale operativo. L'uomo, che non era armato, si è lasciato ammanettare senza opporre resistenza ed è stato subito condotto in carcere. Con l'arresto è stata posta la parola fine su una vicenda che aveva suscitato molto clamore per l'efferatezza del gesto compiuto dal Russo, che non ha esitato a tentare di uccidere la moglie con modalità particolarmente crudeli vicino al liceo artistico di Reggio Calabria ed in presenza di decine di persone, tra cui molti studenti. Hanno dato dunque esito positivo le ricerche coordinate dalla DDA di Reggio Calabria. Nei confronti dell'uomo è stato eseguito il provvedimento di fermo emesso dal procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, dal procuratore aggiunto Gerardo Domenigliani e dal sostituto procuratore Paola D'Ambrosio, con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Una maxi evasione fiscale da 13 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del gruppo di Locri nel corso di distinte attività di verifica condotte a Siderno nei confronti di due società di capitali operanti nel settore del commercio all'ingrosso di articoli da regalo. In una prima fase l'attività si è focalizzata su una società.
È stato così individuato un amministratore che gestiva materialmente tutte le società con l'obiettivo di far ricadere eventuali responsabilità su terzi soggetti con la cessione delle quote e la simultanea costituzione di una nuova società, anch'essa sottoposta a verifica rappresentata dai precedenti soci. I riscontri sulla testa di legno hanno portato alla luce una denuncia per un incendio in un magazzino con distruzione di merce e documenti. I finanzieri, dopo aver ricostruito le operazioni, hanno denunciato alla Procura di Locri gli amministratori delle società per occultamento e distruzione di documenti contabili, infedele e omessa dichiarazione. Oltre 5.000 euro contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Reggio Calabria, che hanno arrestato un pregiudicato di Soriano, trovato in possesso anche di 21 grammi di hashish. I finanzieri, insospettiti dalla presenza di un veicolo in sosta in prossimità di uno svincolo della tangenziale, hanno fatto un controllo. Accertato che si trattava di un pregiudicato e notato il suo nervosismo, l'uomo è stato portato in caserma e perquisito, anche con l'ausilio delle unità cinofile della compagnia pronto impiego di Reggio. Addosso gli sono stati trovati 3.770 euro in banconote da 20 e 50 e ulteriori 160 risultate contraffatte. Con l'aiuto dei finanzieri del gruppo di Vibo Valentia sono stati perquisiti anche la casa e un furgone di proprietà dell'uomo. Sono stati trovati così ulteriori 1.210 euro in banconote da 5 e 100 euro e circa 21 grammi di hashish. L'uomo è stato arrestato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e posto ai domiciliari. Rito abbreviato per il 36enne di Nicotera Giuseppe Olivieri, accusato dell'assassinio di Francesco Timpano, allora 45enne, è deceduto il 12 agosto scorso sulla spiaggia del camping Il Gabbiano. È la decisione del GUP del Tribunale di Vibo Valentia, che ha ammesso il processo abbreviato il presunto omicida. La vittima sarebbe finita nel mirino di Francesco Olivieri, fratello di Giuseppe, nel maggio dello scorso anno, al culmine di un raid omicida costato la vita a due persone ed il ferimento di altre tre fra Nicotera e Limbadi. Con il processo con rito alternativo, l'imputato, difeso dall'avvocato Francesco Schimio, potrà quindi usufruire dello sconto di pena di un terzo in caso di condanna. Sanzioni per circa 34.000 euro sono state elevate dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme a diversi esercizi commerciali di Lamezia, Pianopoli, Gizzeria, Falerna, Nocera, Terinese. Le sanzioni si riferiscono a irregolarità riscontrate nel corso di controlli a tappeto per la prevenzione ed il contrasto della ludopatia. I controlli si sono focalizzati sul rispetto del divieto, sancito dalla normativa, di collocare apparecchi per il gioco nelle vicinanze, tra l'altro, di scuole, luoghi di culto, impianti sportivi e ospedali. Nel corso del servizio, i carabinieri si sono imbattuti in un episodio da loro stessi definito drammatico. D.A., queste le iniziali, padre di famiglia di 32 anni, aveva appena perso circa 700 euro in una slot machine. Quando si è reso conto di aver sperperato i risparmi, preso dall'ira e forse dal rimorso, ha iniziato a colpire l'apparecchio con lo sgabello su cui era seduto, sperando di danneggiarlo e recuperare il maltolto. Nel 2018 in Calabria sono stati diagnosticati 10.350 nuovi casi di tumore, 5.850 per gli uomini e 4.500 per le donne, 100 in meno rispetto al 2017. Per la prima volta dunque nella regione si è registrato un calo delle nuove diagnosi tumorali. Un dato che, però, riguarda solo le donne, per le quali c'è stata una flessione delle diagnosi di 300 casi, mentre per gli uomini il dato non è altrettanto positivo,
visto che le diagnosi tumorali sono aumentate di 200. I dati sono contenuti nel volume I numeri del cancro in Italia 2018, realizzato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dall'Associazione Italiana Registri Tumori, da Fondazione IOM e Passi, che è stato presentato a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede dell'azienda ospedaliero universitaria Mater Domini. Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell'ASP di Reggio Calabria ed il relativo commissariamento è un provvedimento doveroso. La gestione disastrosa della sanità in provincia di Reggio Calabria è nota a tutti. Conti in rosso, assenza di bilancio dal 2013 e mala sanità hanno reso la situazione insostenibile. Così, in una nota, il senatore calabrese del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Fabio Audino. Dalla visita dei giorni scorsi del ministro della Salute, Giulia Grillo, è emerso un quadro allarmante. In questa, come in altre occasioni in cui ho avuto modo di visitare i due ospedali, mi sono reso conto di quanto la situazione nei due presidi sia drammatica. Vi sono gravissime carenze strumentali, strutturali e di personale medico-sanitario a fronte di una spesa di centinaia di milioni di euro all'anno di soldi pubblici. È evidente che, con il Movimento 5 Stelle al governo, non sono più ammesse le logiche che in passato hanno caratterizzato la gestione sanitaria nella nostra regione. L'attenzione riposta sulla situazione della sanità calabrese dall'inizio del nostro mandato sta dando i suoi frutti e continueremo a mantenere alta l'attenzione. È ora di restituire ai cittadini calabresi il diritto ad avere cure adeguate ed un servizio sanitario degno di questo nome. Si è svolto a Rosarno il primo incontro formativo-informativo presso l'Istituto di Istruzione Superiore Piria nell'ambito del progetto Fisco e Salute promosso dall'Agenzia delle Entrate. I dettagli nel nostro servizio. Si è svolto il primo incontro formativo-informativo presso l'Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Piria di Rosarno nell'ambito del progetto Fisco e Scuola promosso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della stipula di un protocollo d'intesa con il MIUR. I lavori sono stati introdotti dalla dirigente scolastico Maria Rosaria Russo, che ha presentato il protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate ed il Piria nell'ambito di una carta di intenti stipulata tra il MIUR e la stessa Agenzia delle Entrate nazionale. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, in particolare incuriosite dagli argomenti relativi alla politica fiscale. Tra le funzioni infatti dell'Agenzia delle Entrate vi è la diffusione della cultura contributiva, intesa come educazione alla concreta partecipazione dei cittadini, alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici. L'iniziativa, coordinata dalla professoressa Leonora Contartese, ha visto la collaborazione tra il Dipartimento di Lingue e il Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche, diretto dalla professoressa Maria Concetta Deraco, a dimostrazione di un lavoro congiunto, multidisciplinare e innovativo, un connubio perfetto tra lingua inglese ed economia. L'attività formativa è stata espletata dalla direttrice dell'Agenzia delle Entrate di Palmi, dottoressa De Leo Maria Rosaria, e dalla dottoressa Daniela Audino, che hanno trattato argomenti di grande interesse, partendo dall'articolo 53 della Costituzione, poiché tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, ribadendo il concetto che legalità e contribuzione sono strumenti di equità sociale posti alle basi del funzionamento della cosa pubblica. Quanto è importante parlare di fisco agli studenti? È importante molto, quindi così fin da ragazzi hanno la possibilità di capire, di conoscere quindi l'importanza del pagamento, quindi delle tasse, di come bisogna quindi comportarsi, che bisogna pagare quindi le tasse, tutto è importante, perché quindi più tutti pagano le tasse e meno quindi dovrebbe essere poi quindi la pressione quindi fiscale. Sono quindi dei concetti quindi basilari, ma che non sempre quindi però trovano attuazione poi quindi nella società realmente. I contribuenti, come in tutte le altre zone d'Italia, naturalmente cercano di assolvere quelli che sono gli obblighi tributari, cercando di soddisfare il principio di capacità contributiva e di eguaglianza sociale. Direi che
negli ultimi anni l'Agenzia delle Entrate, unitamente anche alle scuole, stanno svolgendo un'attività importante perché educano i giovani, quindi gli uomini del futuro, a quello che è l'obbligo effettivo contributivo. Nel corso della prima assemblea del coordinamento regionale, il presidente del Consiglio Comunale Palmese, Salvatore Celi, è stato scelto per il ruolo di vice coordinatore di ANCI Giovani Calabria. Celi affiancherà il coordinatore Marco Porcaro, assessore al bilancio del comune di Castrolibero, e la vice coordinatrice Sharon Fanello, consigliera comunale del comune di Pizzo. Si tratta di un'investitura importante per la nostra città, perché Palmi sarà rappresentata al vertice del più alto organo associazionistico regionale dei comuni calabresi. È un grande onore per me ricoprire questa carica, che mi consente di spendermi per la mia regione e per i nostri giovani amministratori su tutto il territorio regionale, ha dichiarato Celi. Da oggi inizio un nuovo percorso nella mia regione, a fianco dell'amico e coordinatore Marco e di Sharon Fanello, vice coordinatrice, e di tutto il coordinamento regionale. E Polistena ricorda il senatore Mommo Tripodi. L'amministrazione comunale di Polistena ha ricordato la figura di Gerolamo Tripodi, storico sindaco di Polistena, più volte deputato e senatore della Repubblica, nel primo anniversario della sua scomparsa. La giunta comunale al completo, guidata dal sindaco Michele Tripodi, ed una delegazione di consiglieri comunali con il presidente del consiglio Angelo Borgese, hanno reso omaggio al sepolcro dell'onorevole Tripodi, nel cimitero di Polistena, in segno di riconoscimento per la sua indelebile opera compiuta per la crescita e lo sviluppo sociale ed economico della cittadina pianeggiana. La storia di Gerolamo Mommo Tripodi è una storia di impegno, passione e lotte civili, che ha dato voce e rappresentanza ai braccianti, ai deboli, agli ultimi della società, ma ha parlato a tutti. Essa merita di essere ricordata in eterno. Per tali motivi l'amministrazione comunale, ritenendo che la storia politica di Gerolamo Tripodi sia una bellissima pagina di esaltazione dei valori collettivi, sociali e popolari, assumerà tutte le iniziative più opportune a conservare il suo ricordo, affinché rimanga ai posteri il suo esempio indimenticabile. Si terrà sabato 16 marzo all'Auditorium Comunale di Polistena alle ore 21.15 lo spettacolo È svampato tutto, signò, con protagonista lo straordinario Marco Marzocca e con la partecipazione di Stefano Sarcinelli. L'evento rientra nel cartellone organizzato dall'Associazione Amici della Musica di Palmi Manfroce, presieduta dal professor Antonio Gargano. Questa era la nostra ultima notizia. Come sempre vi ricordiamo che queste e altre news potete trovarle sul sito www.pianainforma.it e sul sito cn24tv.it. Per chiunque volesse rivedere questa edizione del TG Piana News e rimanere informato su ciò che accade quotidianamente nella nostra regione, si può collegare tranquillamente sul sito www.pianatv.it. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata con i programmi di Piana TV. Arrivederci.